Qui siamo a Santa Croce per riflettere, tutti i familiari insieme, tanta gente, per fare in modo che la memoria si trasformi sempre in un grande impegno, un impegno che deve graffiare dentro la coscienza di ciascuno di noi. Chiediamo alla politica, alle istituzioni fare la loro parte, ma anche noi dobbiamo fare di più la nostra parte, questo nostro metterci in gioco oggi più che mai. Qui anche per riflettere, un riflettere per saldare un po' la terra a quel bisogno di giustizia, di legalità, di libertà, di dignità qua giù con il cielo. Nella misura in cui tutti ci rendiamo conto di quanto sia importante ricordare per imparare, per trasmettere ciò che davvero vale, perché chi è più giovane non abbia paura, perché chi è avversivo si trovi scoraggiato. Non è possibile! Non è possibile! E allora questa nostra preghiera questa sera ha fatto contento Dio! Andate a mangiare, domani mattina puntuali, si parte presto. Vuole dare una, vuole segnare un nuovo rinascimento, forse ce la facciamo, chissà, ma questa giornata dà forza a tutti. Questo è il paese vero, il paese migliore, io credo, che forse meriterebbe attenzione, meriterebbe risposte, meriterebbe una considerazione forse maggiore. Non si può ignorare questo fiume di gente che ogni anno per la 18ª volta invade l'Italia alla richiesta di legalità. Il paese si ricostruisce soprattutto lottando contro le mafie, ogni tipo di mafia, soprattutto quelle più insidiose, quelle dei colletti bianchi, quelle che si insinuano nelle istituzioni e cercano di inquinare la democrazia. La camorra non vale niente! Una giornata importantissima, il 16 marzo a Firenze, tantissimi dalla Campania, studenti, lavoratori, operatori e tanti familiari delle vittime di criminalità del coordinamento insieme con Libera e la Fondazione Polis. È una giornata bellissima, non solo perché diciamo sana un po' quelle ferite senza risolvere, naturalmente nessuno potrà ridare a questi familiari le loro vittime, ma queste facce di tanti giovani sorridenti naturalmente testimoniano che la vita vince sulla morte. La camorra non uccide soltanto per sbaglio o per errore, perché mio fratello è stato ucciso col proposito solo per una banale foto che aveva pubblicato. Quindi per la camorra si mette in tutte le nostre situazioni, sempre. E se, non, se a lei non va bene qualcosa agisce. Quindi noi dobbiamo capire che non siamo, che non, il problema non è solo nostro che l'abbiamo avuto sulla nostra pelle, è un problema di tutti, siamo tutti sotto il mirino e quindi dobbiamo fare tutti qualcosa.
prima cosa che mi viene da pensare ogni volta che sono qui in questa giornata, cosa sarebbe la lotta alla mafia senza la memoria? Rischieremmo di fare una lotta tra buoni e cattivi, tra guardie e ladre. E invece la memoria non solo, come dire, è un contrasto concreto alla criminalità, ma è una grande opportunità per riconsegnare ai familiari delle vittime la riconoscenza e la stima che noi dobbiamo nutrire per loro. E recuperare la loro presenza, questo nostro impegno, perché non dimentichiamo, e nel non dimenticare ovviamente soprattutto la presenza dei più giovani è un'opportunità grande che ci permette di sperare ancora. Io le ho fatte tutte 18, questa ovviamente compresa. Oggi sono 150.000 ragazzi. In 18 anni non ho mai visto un fiume, un oceano così di partecipazione. A coinvolgere i cittadini, a coinvolgere la gente, a coinvolgere i giovani, a renderli consapevoli che la legalità non è questione di guardie e ladri, ma questione che ci riguarda, riguarda la qualità della nostra vita. Più legalità, meno corruzione, meno mafia, uguale una vita migliore, una vita che vale maggiormente la pena di essere vissuta, un futuro con più speranze. Giovanni Gargiulo, Giovanni Volpe, Giuseppe Radicia, Bonifacio Tilocca, Annalisa Durante, Stefano Biondi, Paolo Rodà, Gelsomina Verde, Dario Scherillo, Nicola Nappo, Salvatore Farinaro, Teresa Buonocore, Angelo Vassallo, Gianluca Cimminiello, Lea Garofalo, Carmine Cannillo, Vincenzo Liguori, Giuseppe Mizzi, Andrea Mollino, Pasquale Romano. Non uccidiamoli con il silenzio, con la delega, con la rassegnazione e con l'indifferenza. Non si può essere contemporaneamente in tutti i posti, ma in tutti i posti quei nomi a voce alta abbiamo ricordato, e soprattutto li ricordiamo col nostro impegno tutti i giorni, e che oltre 150.000 persone siano presenti qui è un segno che c'è un'Italia che vuole fare della memoria l'impegno. Meno parole, più fatti. Non uccidiamoli una seconda volta. Continuiamo a camminare insieme.